perché ci saranno così tante antenne 5G? La banda 26 GHz è pericolosa per la salute? Diamo risposte semplici ad alcune delle domande più diffuse sulle reti mobili di quinta generazione. Tra pochissimo, dopo la sigla. Il 5G fa male alla salute? Ora che la quinta generazione di reti mobili sta prendendo piede, le persone si stanno domandando se le nuove onde elettromagnetiche che saranno emanate dalle antenne possono rappresentare un rischio per la salute. Il ragionamento apparentemente logico che viene fatto, sebbene non giustificato dalle evidenze scientifiche, è questo. A causa del 5G ci saranno più antenne, aumenterà l'intensità delle onde elettromagnetiche e quindi sorgeranno più rischi per la salute rispetto ad oggi. Sul 5G si è già detto molto, soprattutto per le applicazioni pratiche e gli scenari d'uso che abilita. Ma per evitare disinformazione sul tema bisogna fare un passo indietro e spiegare cosa sia il 5G. Troppo spesso sentiamo dire che si tratti dal punto di vista elettromagnetico di qualcosa di completamente diverso dalle reti degli standard precedenti. Invece, come vedremo, le differenze in termini di rischi per la salute sono minime, se non addirittura inesistenti. La maggior parte delle frequenze del 5G è già in uso da anni per la telefonia e la TV. Lo abbiamo visto con l'asta per le frequenze 5G proposta dal Ministero dello Sviluppo Economico in Italia. Gli operatori lavoreranno con il 5G a tre principali frequenze, 700 MHz, 3,7 GHz e 26 GHz. Le prime due frequenze sono le stesse già in uso da tanti anni per le reti 4G e per le trasmissioni televisive. Di conseguenza, l'assenza di effetti nocivi correlati è già ben nota e in più occasioni la comunità scientifica ha rassicurato sulla mancanza di prove circa i rischi per la salute. L'idea quindi di aspettare fin tanto non si conoscono gli effetti del 5G sulla salute è priva di fondamento. Tali effetti sono conosciuti da anni e sono già stati studiati in tutto il mondo. Dal punto di vista elettromagnetico, è bene sottolinearlo ancora, il 5G non è molto diverso dal 3G o dal 4G. Ma la banda 26 GHz può essere dannosa per la salute? Il discorso sulle frequenze può essere diverso per i 26 GHz, che tra l'altro ancora non è disponibile per gli operatori. Non è mai stata usata per le reti pubbliche di telefonia e quindi è naturale che da parte dei meno esperti possa sorgere un po' di scetticismo. Gli effetti delle onde elettromagnetiche attorno ai 26 GHz sono però già stati studiati, visto che sono in uso per altri utilizzi diversi dal 5G e senza aver rilevato alcuna evidenza di pericoli per la salute di animali e di persone. Perché servono tante antenne per il 5G a 26 GHz? Per capire perché nemmeno i segnali trasmessi a 26 GHz a oggi possano essere considerati un potenziale pericolo per la salute, dobbiamo fare un passo indietro. Più alta è la frequenza e maggiore è la velocità di trasmissione, ma anche più corta la distanza che il segnale può percorrere. Più bassa invece è la frequenza e maggiore sarà la gittata del segnale e inferiore la velocità di trasmissione. Inoltre, un segnale trasmesso a frequenze elevate come 26 GHz viene facilmente assorbito dai gas dell'aria, dai muri, dagli edifici e persino dagli alberi. Per di più, ha una scarsa capacità di penetrazione. Ecco perché gli operatori dovranno installare più antenne per poter avere un campo uniforme a 26 GHz. Così non facessero, non riuscirebbero a garantire una rete capillare a causa dei limiti intrinsechi nel segnale inviato a questa frequenza. Ma il maggior numero di antenne non significherà un campo elettromagnetico enorme e invadente, è soltanto una necessità logistica, nulla di più. Il tipo di tecnologia 3G, 4G o 5G non va a cambiare quelle che sono le attuali evidenze scientifiche sulle frequenze, che, come detto, sono in uso da moltissimi anni. Le onde elettromagnetiche del 5G saranno inevitabili? Con così tante antenne e così tanti dispositivi connessi alla rete 5G può venire naturale credere che saremo immersi nelle reti 5G, ma non sarà così. Il beamforming è una delle tecnologie caratteristiche delle reti mobili di quinta generazione. Anziché trasmettere il segnale ad ampio raggio, le antenne 5G possono inviare un segnale direttamente al dispositivo che lo sta richiedendo.
non soltanto in linea retta, ma anche sfruttando i rimbalzi sulle superfici per direzionare il singolo segnale allo specifico dispositivo. Questa disposizione del segnale garantisce innanzitutto una minore dispersione, inoltre permette di avere meno interferenze dalle antenne vicine che sono impegnate a trasmettere il segnale 5G ad altri dispositivi. Grazie al beamforming, in sostanza, il segnale 5G è molto più efficiente rispetto a quello 4G e può trasmettere più informazioni alla volta. Per quel che riguarda le preoccupazioni che ruotano intorno alla salute, il beamforming garantisce non solo una rete migliore, ma consentirà anche una riduzione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Il 5G sarà quindi più sicuro delle reti mobili di generazioni precedenti da questo punto di vista, come evidenziato anche dall'Istituto Superiore della Sanità. Le onde elettromagnetiche sono dei possibili cancerogeni? Le onde elettromagnetiche sono state inserite dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro nel gruppo 2B dei possibili cancerogeni per l'uomo, cioè la stessa che include il caffè e i sottaceti. La potenza delle antenne per le reti mobili però è di molto inferiore a quella che, secondo alcuni scientifici, potrebbe rappresentare un rischio per la salute. Le antenne di oggi, come abbiamo visto, trasmettono il segnale ad ampio raggio. Ciò significa che, se nel punto più lontano l'onda elettromagnetica sarà meno intensa, a causa dell'attenuazione del segnale, nelle immediate vicinanze, a pochi metri dall'antenna per esempio, l'elettromagnetismo sarà più forte. Ciò non accadrà con le reti 5G, in virtù dello specifico funzionamento della tecnologia beamforming, che punta nella specifica direzione del dispositivo che sta richiedendo il segnale. Il campo elettromagnetico sarà quindi più controllato rispetto a quello attuale. Le radiazioni delle antenne 5G sono pericolose? Parlare di radiazioni causa sempre un po' di timore da parte dei tecnoscettici. Il 5G ha naturalmente riaperto il dibattito. Il nocciolo della questione risiede nella differenza tra radiazioni ionizzanti e quelle non ionizzanti. Le prime sono nocive per la salute in quanto possono alterare il DNA dopo lunghe esposizioni ad alti livelli di energia elettromagnetica e includono i raggi X e le lampade abbronzanti. Le seconde non sono nocive per la salute, a meno che non siano prodotti a una potenza di gran lunga superiore a quella degli smartphone. Le radiazioni non ionizzanti includono, per esempio, le reti Wi-Fi e le trasmissioni radio-televisive. La quantità di energia elettromagnetica che viene assorbita nell'unità di tempo è indicata da un valore, il SAR, tasso di assorbimento specifico. In Europa i dispositivi elettronici, seguendo le linee guida della Commissione Internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti, vengono commercializzati con valori SAR inferiori ai 2 watt al chilogrammo, quindi non sufficienti per generare il calore necessario per rappresentare un rischio per la salute. Ora, queste sono quelle informazioni che io ho rilevato essere più interessanti per cercare di capire se il 5G è o non è pericoloso. Vi invito naturalmente ad informarvi ulteriormente e sono sicuro che sulla base delle ricerche che effettuerete sarete sicuramente in grado di valutare una vostra opinione responsabile sull'argomento. Per concludere, vi ringrazio come sempre per aver guardato questo video. Vi invito a mettere un like, a mettere un commento per farmi sapere quello che ne pensate, io sono qui per questo. Vi invito a condividere il video sui social se pensate che possa essere utile ed infine vi invito ad iscrivervi al mio canale per essere sempre aggiornati all'uscita di ogni mio video. Un abbraccio a tutti e alla prossima!